Diciamo che abbiamo già aperto Silespo con l'aggiunta del New, l'abbiamo già aperto a tutti i costruttori, diciamo, legati al mondo del sesto, che sono molti settori, perché si va dalle abrasive alle colle, alla ferramenta, alle vernici, tutti i prodotti che devono stare con noi per il semplice fatto che si abbinano molto alla mostra delle macchine. Quando i nostri clienti sono i visitatori, le ferie si fanno per i visitatori. Se è vero che si fanno per i visitatori, il visitatore quando viene vuole vedere principalmente la tecnologia, ma poi anche tutto quello che gli sta intorno per fare questo prodotto. Cosa serve a un falegname piuttosto che a un mobiliere, oltre alla tecnologia delle macchine, agli utensili, eccetera? Le colle, le vernici, la ferramenta, deve finire il suo mobile. Questo è il motivo per cui abbiamo aperto quest'anno un pochettino in silenzio, anche perché abbiamo saputo di Sasmil poco tempo fa, quindi non eravamo preparati, perché non abbiamo tantissimo spazio a disposizione. Dal 2010 apriamo effettivamente le porte e contiamo, diciamo, di avere una partecipazione, diciamo, dei semilavoratisti molto più vasta, diciamo, di quella attuale. Pensate comunque di fare un padiglione dedicato alle finiture o come per le fiere estere? Qui diciamo le fiere estere si dimostrano, hanno dimostrazioni di un senso dell'altro, infatti è come parlare del sesso degli angeli, oppure dire se il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno. È meglio avere una fiera a parte o è meglio mischiare gli espositori? Una teoria alla quale io sono profondamente legato è contraria al discorso della separazione. A mio avviso, per far star bene questi espositori bisogna mischiarli, però mischiarli con intelligenza e la tecnologia. Loro stanno bene, ce lo insegnano anche queste adesioni che ho avuto in questi giorni, se li mettiamo vicino ai costruttori, insieme alla tecnologia. Un'altra strategia che insegna lo Zoo, per esempio il Pordenone, che ha praticamente soppiantato Sasmi, un'altra strategia è quella di metterli tutti insieme in un altro padiglione. Io direi che noi preferenzialmente siamo per il primo aspetto, creare all'interno dei nostri padiglioni delle isole merceologicamente però in attinenza, quindi la ferramenta la metteremo con la seconda lavorazione del pannello, e così come anche le vernici le metteremo insieme a coloro che fanno le macchine per vernici, e diamo degli adeguati spazi a questi settori, però mischiati con le macchine, perché così facilitiamo il visitatore e facciamo fare meno strada.